Se stai guardando questo video, probabilmente sei alla ricerca di qualche consiglio, qualche trucco o qualche soluzione per aumentare le visualizzazioni ai tuoi video su YouTube nel 2022. Oppure vuoi capire cosa devi fare per ottenere tante visualizzazioni su YouTube, per crescere su YouTube in questo 2022. Il mio canale oggi che sto pubblicando questo video in realtà è un canale ancora abbastanza piccolo, conta infatti poco più di 5.000 iscritti, ma nonostante ciò all'interno di questo canale ho pubblicato letteralmente centinaia e centinaia di video, e proprio perché ho pubblicato centinaia e centinaia di video ho maturato una certa esperienza, e dunque voglio condividere con te quelle che sono le mie considerazioni su come ottenere più visualizzazioni su YouTube, su come creare video che vengono visualizzati, e soprattutto voglio condividere con te quelli che sono stati i video che mi hanno permesso di generare più visualizzazioni. Esiste infatti, secondo me, un vero e proprio metodo che ci permette di ottenere tante visualizzazioni su YouTube, anche se abbiamo un canale abbastanza piccolo, anche se il nostro canale non è ancora un canale affermato. Prima di condividere con te questo metodo, devo però chiederti assolutamente di aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e mettere un bel pollice in su a questo video, in modo che questo video si posizioni meglio sui risultati di ricerca di YouTube. Se vuoi inoltre supportare la crescita di questo canale, puoi iscriverti ed attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. A proposito di professione youtuber, ovvero di tutte quelle persone che vorrebbero creare un canale su YouTube, crescere su YouTube, ottenere tante visualizzazioni, ti ricordo che ho creato all'interno di questo canale una playlist intitolata Professione youtuber, all'interno della quale condivido quelle che sono le mie considerazioni, la mia esperienza e tutto ciò che imparo da questa attività, da questo lavoro che sto svolgendo su YouTube Italia. Ti lascio questa playlist linkata qui sopra nelle schede e in descrizione. Torniamo però a questo punto al cuore dell'argomento di questo video, ovvero come fare tante visualizzazioni su YouTube nel 2022. A mio avviso le possibilità sono fondamentalmente due. La prima è quella chiaramente di avere un canale già molto seguito, con una community, con delle persone che sono affezionate ai nostri contenuti o che amano i nostri contenuti e che dunque vanno a guardare i video qualsiasi sia il loro argomento ogni volta che ne pubblichiamo uno nuovo su YouTube. Chiaramente questa è una strategia che si adatta solo a chi ha già costruito la sua community. E se come me invece hai un canale abbastanza piccolo e stai cercando di costruire la tua community o cercando di ottenere più visualizzazioni, dobbiamo appoggiarci o dobbiamo sfruttare un'altra strategia. In molti, ad esempio, consigliano di creare delle collaborazioni con altri YouTuber in modo da condividere un po' quello che è il pubblico e farci conoscere da altre persone, proprio comparendo all'interno di video di altre persone o collaborando con altri YouTuber che magari sono più grandi di noi o sono più conosciuti. In realtà però, a mio avviso, esiste anche un altro metodo che è estremamente interessante e che è il metodo che all'interno di questo canale cerco di sfruttare. Ho scelto infatti di pubblicare questo video come secondo video pubblicato nel 2022, proprio perché, come sempre, quello che faccio all'interno di questo canale è condividere la mia esperienza. Ed in questo caso voglio condividere la mia esperienza con il primo video pubblicato nel 2022, che è riuscito a generare in pochissimi giorni più di 400 visualizzazioni, che sono un numero per il mio canale, che è un canale abbastanza piccolo, molto interessante e molto più elevato rispetto a quelle che sono le visualizzazioni standard che fa un video pubblicato su questo canale nei primi giorni. Il primo video che ho pubblicato dunque all'inizio del 2022 è un video dedicato a Restocks, un sito all'interno del quale è possibile ordinare sneakers fuori produzione da privati che le rivendono e che fanno quindi reselling di sneakers. Di fatto vanno a guadagnare dalla rivendita di queste scarpe. Ed il titolo di questo video è un titolo molto semplice: Restocks recensioni. È un sito affidabile? Se vuoi approfondire l'argomento oppure se vuoi guardare il video, te lo lascio linkato qui sopra nelle schede. Ma quello che voglio trasmetterti con questo video dedicato a come fare tante visualizzazioni su YouTube è che in realtà questo video è riuscito a generare tante visualizzazioni per un motivo ben preciso. Oltre ad essere infatti un video che ha una durata di visualizzazione media superiore ai 3 minuti e mezzo, segnale che per YouTube indica che è un video che interessa alle persone, con questo video sono riuscito ad intercettare un bisogno, sono riuscito ad intercettare una di quelle che sono le richieste del mercato. In pratica sono riuscito ad intercettare un argomento che era
molto cercato dalle persone e che aveva poca competizione, che aveva pochi contenuti che dessero una testimonianza, che raccontassero l'esperienza, una storia con questo sito di sneakers. Come ho avuto modo di dire infatti all'interno del video pubblicato nella playlist Professione YouTuber dedicato all'argomento categorizzazione dei canali YouTube, a mio avviso l'algoritmo di YouTube non funziona semplicemente categorizzando i canali, ovvero dando più visibilità ai video dedicati all'argomento macro del canale, ma funziona combinando una serie di fattori. E quindi se da un lato la nostra competenza su un argomento è di assoluto rilievo, dall'altro lato se riusciamo a intercettare degli argomenti che hanno un'alta richiesta e che quindi vengono cercati molto dalle persone e che hanno una bassa risposta, ovvero che YouTube non riesce a soddisfare con i contenuti già disponibili, questo ci permetterà di ottenere tantissime visualizzazioni. In pratica, come in ogni mercato, come in ogni settore, vige la legge della domanda e dell'offerta. Se andiamo a creare contenuti su argomenti che sono super inflazionati, super gettonati, che hanno già centinaia di contenuti simili pubblicati su YouTube, sarà molto più difficile posizionarsi e sarà molto più difficile ottenere tante visualizzazioni. Se invece riusciamo a trovare degli argomenti che sono molto interessanti per le persone, ma ai quali YouTube non riesce ancora a dare tanti contenuti di valore, non ha tanti contenuti, riusciremo a posizionarci molto meglio e quindi ad ottenere più visualizzazioni. In pratica, dunque, l'algoritmo di YouTube valuta sì l'argomento del video e l'argomento del canale, ma in realtà i fattori che entrano in gioco per posizionare i video, per mostrare i nostri video a più persone, sono numerosi. E non è detto quindi che anche se abbiamo un canale tematico, fare video solo su un determinato argomento ci porterà più visualizzazioni. La prova lampante è stato questo video dedicato a Restocks, un sito dove acquistare sneakers, argomento di cui non ho mai parlato all'interno di questo canale, ma che sta andando molto meglio di altri contenuti e di altri video pubblicati all'interno del canale, come ad esempio della serie di video, o meglio del videocorso in più lezioni che ho pubblicato all'interno di questo canale intitolato 2 Hours Blog, un corso di assoluto valore che fino a qualche anno fa vendevo, che ho deciso di mettere gratuitamente su YouTube e che ancora non sta ottenendo tantissime visualizzazioni. A proposito, se ti piacerebbe guadagnare con un blog, se vorresti creare un blog e non sai da dove cominciare, ti lascio il link alla playlist del corso gratuito sia in descrizione sia qui sopra nelle schede. Per puro caso, dunque, ho deciso di pubblicare questo video in cui raccontare la mia esperienza con Restocks come primo video del 2022 e ho scoperto dunque casualmente che in realtà sull'argomento Restocks e quindi sull'argomento acquistare scarpe in reselling da privati tramite questi marketplace non c'erano molti contenuti su YouTube. Ho realizzato la mia recensione in cui ho semplicemente raccontato quella che era la mia esperienza, e questo significa che anche per realizzare il video in realtà ho impiegato molto meno tempo rispetto ad argomenti più complessi come quelli legati al mondo della finanza personale che richiedono uno studio differente. Eppure questo video è andato molto meglio, ha realizzato, come ti dicevo prima, più di 400 visualizzazioni di fatto in meno di una settimana, semplicemente perché ho intercettato una ricerca degli utenti, delle persone, del momento giusto e soprattutto quando non c'era ancora tanta competizione. E infatti le visualizzazioni a questo video stanno continuando a crescere ed aumentare rapidamente. Tutto questo dunque per dirti, come mio secondo video del 2022, un suggerimento: se vuoi lavorare con YouTube, se vuoi pubblicare video su YouTube, se vuoi ottenere più visualizzazioni da YouTube nel 2022, che può essere davvero molto efficace, ovvero quello di andare a cercare per i tuoi contenuti, per i tuoi video, degli argomenti che hanno un alto volume di ricerca o che possono interessare le persone e che hanno poca competizione. Se riesci a trovare questi argomenti e riesci a pubblicare questi video all'interno del tuo canale, non solo potrai ottenere tante visualizzazioni, ma potrai anche farti scoprire da tantissime persone differenti che magari solitamente non sono vicine a quello che è l'argomento principale del tuo canale, ma che potrebbero avvicinarsi al canale
proprio perché ti conoscono tramite un altro contenuto. Ed infatti con questo video dedicato alla recensione di questo sito sto ottenendo anche nuovi iscritti al canale, persone che mi hanno trovato grazie a questo video, che stanno scoprendo i miei contenuti, che stanno apprezzando quello che racconto all'interno di questo canale e che quindi decidono di iscriversi. Io spero come sempre che questo video ti sia stato utile o ti abbia dato qualche spunto interessante per la tua attività su YouTube. Se vuoi condividere la tua esperienza, se anche tu hai fatto delle scoperte o hai realizzato dei video che hanno ottenuto molte visualizzazioni e hai cercato di capire perché hanno ottenuto molte visualizzazioni, io ti invito come sempre a lasciare un commento qui sotto e raccontare la tua esperienza, oppure se vuoi a farmi le tue domande. Se questo video ti è stato utile, ti ricordo ancora una volta di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati. Noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.